Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la mia rubrica Dove voglio andare. Questo incontro, dedicato a Giuseppe Terragni, ho voluto intitolarlo Essere dentro, rimanendo fuori, perché parlare di lui, della sua architettura, ci porta inevitabilmente ad interrogarci sull'importanza della sua adesione piena e consapevole al fascismo e sul ruolo che questa adesione esercitò nel dibattito critico sulla sua opera. Nato in terra lombarda, quella stessa terra che aveva dato i natali al futurista visionario della metropoli contemporanea Antonio Santilia, Terragni si pone in termini che potremmo definire eversivi nei confronti della tradizione, del classicismo e dunque di quell'itinerario fatto di etimi ridondanti, tanto cari al regime. Nel 1926 fonda il Gruppo dei Sette, insieme ad altri giovani architetti, che nel nome di una conclamata rivoluzione architettonica poneva le basi del razionalismo italiano. Il manifesto programmatico con cui si presentarono sulla scena pubblica enunciava la sintesi tra i valori del classicismo italiano e gli avvitamenti dinamici propri dell'epoca delle macchine, del futurismo. Ma i postulati di questa nuova architettura rimasero tuttavia ancorati ad un approccio vago ed ambiguo, privi di quello scatto d'orgoglio e di quella chiarezza che avrebbero affrancato il movimento da certi steccati ideologici. E neppure la fondazione del MIAR, Movimento Italiano per l'Architettura Razionale, nel 1928, ad opera di 50 architetti, riuscirà ad impedire lo sfaldamento di quegli ideali di rinnovamento e di un tempo nuovo dell'architettura. La deriva della coscienza critica e il trasformismo di alcuni componenti del gruppo ne decreteranno il definitivo scioglimento e la sua fine nel 1931. Terragni fu un personaggio raffinato e sensibile, interprete di un mondo civilmente degradato in cui l'arte diviene l'unica ancora di salvezza, scriverà di lui Bruno Zevi. La sua attività si concentra principalmente a Como, punto oscillante tra provincia e frontiera, crocevia di una cerchia di artisti dallo sguardo attento sul futuro. Quando nel 1928 presenta al pubblico l'edificio residenziale Novo Comum, infrange tutti i sigilli della retorica fascista, nello slittamento espressivo delle masse, nei rimandi al costruttivismo russo del cilindro vetrato che ritaglia l'angolo in una visione di vibrante modernità. E per questo sarà costretto a ricorrere all'inganno e al sotterfugio, presentando in commissione edilizia un progetto con facciata in stile e lottando poi strenuamente per impedirne la demolizione. La sua dualità sull'essere dentro un progetto politico, proclamando al contempo una nuova dimensione dell'architettura, l'architettura razionalista, rappresenta quella che qualcuno ha definito la sua fatale contraddizione. È stato scritto molto su di lui, sull'ipotesi di certezze che vacillano, sgretolandosi pian piano in un'aura di malinconica delusione. E a me piacerebbe oggi parlarvi di lui superando le implicazioni politiche per concentrare la vostra attenzione sulla sua sorprendente modernità e sulla sua straordinaria intuizione con cui scardinò i parametri linguistici di una certa tradizione ancorata ad un classicismo ormai logoro, sconfitto dalla storia. Vorrei dedicare la mia attenzione particolare alla Casa del Fascio a Como, opera ritenuta da molti uno dei capolavori assoluti dell'architettura italiana della prima metà degli anni 30.
Nell'alveo mediocre e oscurantista del ventennio, le case del fascio rappresentavano l'espressione più alta di autoreferenzialità della retorica di regime. Ma il progetto di Terragni spiazza e sorprende tutti con il linguaggio maturo del suo impianto. Ciò che potrebbe apparire come un organismo semplice si rivela in realtà un progetto dalla struttura assai complessa. Il tema dell'edificio, sviluppato intorno ad un cortile centrale, richiamerebbe alla memoria il tipo edilizio del palazzo rinascimentale. Ma spingendosi oltre una lettura parziale della planimetria, ci si accorge che il cortile non è perfettamente quadrato e non è neppure centrato, ma è più simile ad una hall coperta a doppia altezza. Gli ambienti interni, disposti lungo i fianchi del cortile, scandiscono ritmicamente l'organizzazione tripartita della pianta, locuzione distintiva che Terragni ripropone in altre sue opere, quali la Casa Rustici a Milano e l'Asilo Sant'Elia a Como. È proprio alla porzione mediana, occupata dal cortile, Terragni affida il ruolo più importante, quello di membrana dialogante con la piazza esterna, in un'osmosi che prolunga lo spazio esterno, teatro di adunate, all'interno dell'agorà del cortile, aprendosi alla dimensione dinamica di un flusso reciproco e ininterrotto. La casa del fascio si presenta così, simile ad un oggetto metafisico misteriosamente planato sulla piazza e con gli occhi rivolti alla severa monumentalità del Duomo. È un volume compatto di 4 piani, semicubico, scavato dalla teoria di travi e pilastri che articolano la maglia strutturale in una meravigliosa vertigine fatta di pieni e di vuoti. Il rapporto armonico di 2:1 che governa la geometria dell'edificio, largo poco più di 33 metri e alto 16,60 m, si rivela anche nella soluzione di chiusura con una copertura in vetro cemento a livello del secondo piano. Ma il postulato di un'apparente staticità derivata proprio dalla forma semicubica viene immediatamente contraddetto dal ritmo dinamico delle facciate. Differenti soluzioni si aprono nei 4 fronti dell'edificio, fasciando lo spazio in un movimento rotatorio che parte dal prospetto sulla piazza per proseguire poi nelle altre 3 facciate, caratterizzate da incassi profondi e geometrie espressioniste. In una prima versione del progetto si rileva la presenza di una torre laterale sulla facciata principale, evocazione del campanile o richiamo al fascio littorio, e che resterà come traccia silente nella soluzione del paramento cieco, racconto e sintesi di sublime astrazione. Il regime si aspettava da lui una sbiadita rievocazione del palazzo pubblico medievale, ma Terragni preferisce indagare il suo tempo e restituire in un lessico contemporaneo un'architettura in cui il fascismo possa rispecchiarsi. Se in apparenza il suo riferimento è rivolto alle Corbusier, alla rilettura della lezione purista snocciolata attraverso la sezione aurea, il risultato finale cancella completamente il regno dei codici, spiccando il volo verso orizzonti lontanissimi. Le geometrie pure di Le Corbusier diventano per Terragni occasione per scavare i volumi e le masse, cercando i chiaroscuri in quella luce radente o profonda che emerge dalle aperture sulle pareti, rivelando l'orditura del traliccio in cemento armato. Il cortile coperto interno diventa qui il salone delle adunate, in grado di accogliere dall'apertura simultanea 16 porte vetrate comandate da un meccanismo elettromeccanico quella folla adorante al banchetto del consenso.
Dalla scala principale, fasciata da parapetti realizzati in cristallo curvato e con rimano in ferro, si accede al primo livello, il piano nobile. E qui, per la sala del direttorio, Terragni si occupò della progettazione degli arredi, affidando la decorazione all'artista Mario Radice, che restituì nelle sue composizioni astratte, andate distrutte dopo la guerra, un racconto di immagini e simboli di propaganda fascista. Nell'uso di materiali quali vetro, marmo, calcare botticino levigato, vetro cemento e alluminio, volle declinare la sintassi della trasparenza delicata, che si lascia però attraversare dall'opaco e dal riflesso. Il fascismo è una casa di vetro in cui ognuno dovrebbe essere in grado di guardare, scriverà Terragni riprendendo le parole di Mussolini. Sulla facciata principale, i pannelli smaltati realizzati dall'artista Marcello Nizzoli con l'immagine iperrealista del Duce non verranno mai collocati. L'architetto americano Peter Heisenman, attento studioso dell'opera di Terragni, ha interpretato la casa del fascio come una scatola linguistica da smontare e rimontare, intendendo con queste parole affermare il sistema complesso di relazioni spaziali che governa in modo impeccabile l'architettura dell'edificio. E risulta difficile a questo punto tentare di incasellare questo progetto nella corrente razionalista, perché qui ogni certezza si sbriciola al cospetto di un meccanismo fluente di citazioni interpretate in una forma di altissimo livello. Purtroppo Terragni ci lascerà prematuramente. A soli 39 anni, tornato dalla campagna di Russia, morirà nel 1943 in una disperata solitudine, probabilmente afflitto dall'atrocità di una guerra in cui in principio aveva creduto, annientato dalla banalità del male, di un tempo dal cuore di tenebra. Grazie.